Porto Ferraio domani accende il grande albero. Queste sono notizie che la prima pagina del Tirreno ci regala. Grandi. Hai visto? Rock, come il Rockefeller Plaza. E invece Piombino domani accende i rifiuti abbandonati. E da poco a tutto. Hai visto? Senti, che, Diana, che gira il giornale. Gira nel senso sfoglia. Gira. Sì, ma non me, oggi non mi va di leggere, per favore sono in silenzio stampa. Ah, una cosa importante che ora adesso... Ieri mi hanno fatto le richieste le donne. Sì. Cioè, leggi Cantro, la moglie di Marco Alcide oggi. Ma hanno fatto le richieste. Allora, bisogna... Ora io oggi pomeriggio cercherò di andare a Portoferraio perché c'è il Pandoro, apparentemente non mi ricordo, di Tommasino, per la fondazione. Ah, Daje Tommaso? Daje Tommaso. Quindi domani lo porteremo all'edicola urbana in cui gli consigliamo, visto una marea di gente si è già comprato e ha già fatto il selfie su Facebook. Domani te ne dovresti comprare 10, li porti qua, li rivendiamo a prezzo maggiorato e poi li ridiamo a loro. Te li compri a 100 euro, vediamo ogni tanto esce, ogni tanto esce fuori il napoletano che è in teca. No, almeno no, per una cosa a fin di bene è uscito fuori. Ma vedi che sei intelligente quando vuoi, sembra che capisci in cazzo. La prima parola mi era partito, sai, avevo trombo. Detto solo così. Trombo. Ho detto ricordi in bianco e in nero, invece era... Trombosi acuta, arriva un ambulatorio dedicato. Ieri nel frattempo... Cioè, se non ce l'hai acuta lo figli in culo praticamente. Sì, ieri nel frattempo a San Giovanni... Aspetti che ti diventi... All'11:20 mi imbarco quasi mezz'ora di coda di mattina. Dice... C'era dice, uno che si era rovesciato con la tuna. Una donna 85 anni. Dice, non ce la facevo uscire. Una donna 85 anni, già sciamattica. A entrare normale. A uscire normale. Figura di povera donna. Ma poi proprio panciata a bestia. Mezz'ora povera fermo. Vabbè, pare che sia illesa. Sì, sì, illesa, meno sì. Male. E mi ha detto uno, dice, eravamo in macchina, siamo crociati, mi ha fatto fermi. Secondo te è un incidente? No, va bene. È un tuffo. Va bene che sto scemo. Allora, buongiorno, viva Napoli, naturalmente sono di parte, Maria Teresa. Allora, sempre a San Giovanni, però dovrebbero mettere qualche dosso di mettono dell'altro, sì, il dissasore, il dissalatore, ci abbiamo già il semaforo, poi... Ma fai colazione con Amazzotti la mattina? Sì. Quanto ci mettiamo per arrivare a Portoferraio? 3 ore? Questo è come quello che stavamo dicendo, albergatori a caccia di turisti dell'est. Amore, vado di là perché andiamo a cacciare turisti. Sì, sì. Ma come caccia turisti? All'est ci sono turisti belli. Torno fra un mese. Wow. Che uomo che ho sposato, va al lavoro. E invece, vedi, Polonia, un mercato in grande crescita. Non sei niente, gentile, te. Alessandro Gentili, c'è forma. È forma, meno male che nel silenzio stampa. Mi trovo ormai, sai, si è sciolto la lingua. E comunque nulla questo. Il Regini questo oggi ci ha lasciato perché. Ha detto così è brutto. Ci ha lasciato. Ci ha avuto una trombosi acuta. Ma proprio sto cazzo di luci ci sono innamorati. Ma poi quest'anno. Cioè, perché domani l'accensione dell'albero e c'è la foto di una coccarda, che cazzo è di un fiocco. Un enorme fiocco natalizio completamente illuminato dall'altra sera bella mostra di sé all'esterno di un quest'anno cubo. Anch'esso luminoso, ci vogliamo rovinare? La mattina c'avevo collocato un corno sulle spalle qui dietro. Madonna mia, sono io quello. No, sono io. La guardia del corpo. Grazie Luciano che ci fa la guardia del corpo. Quest'anno Portoferraio... Comunque speriamo che quest'anno si faccia qualcosa di carino, perché l'anno scorso c'era un po' di turisti più dopo Natale, insomma, fra Natale e la Befana, che vengono, comprano oggetti di arte orafa, no? Ti hai lavorato a Natale? Sì, sì. Incastonato? Sì. Ormai ci resta da incastonare solo il diamante. Ma che non ci segue nessuno stamattina? Sì, tre sì, persone. Vedi. C'è te. E io sto a parlare, sto a parlare così. Parla. Per la registrazione. Poi Marcella Marino, la maestra, va in pensione, un video degli studenti. Abbraccio. Tiziana Pierovino. Abbraccio. Il diavolo lisciavo dell'anima. I ragazzi dell'alberghiero organizzano il buffet. Gennaro Bellomo. Di dov'è questo? Cioè, Bellomo. Bolzano. Hanno gestito al meglio il buffet del recente convegno Alforisi. Fin quando si mangia senza pagare siamo tutti felici. Falegnameria, il carcere cerca un direttore tecnico, l'unico che può non fare una siga.
perché domani è informissimo. Arridateci Regini. Regini, purtroppo ti devi accontentare. A differenza nostra, Regini lavora come una bestia. Ti devi accontentare quello che offre il convento. Lo vuoi chiamare Regini? Sì. Chiamiamolo. Pochi ma buoni, effettivamente. Fede. Questa è la mia tempia peggiore. Mettilo in viva Vaus. Ok. Alza il volume Vaus. Avvicina la Vaus. Vaus. E sentiamo Vaus. Live voice. Sette il cazzo. Sta zitto. Pronto? Ciao Gini. Caro. Gini. Buongiorno. Non ci sei da 10 minuti e già ci manchi. No, anche voi ragazzi, guarda. Ti cerca Paternò. Delle 8 stivata piena. Sì. Dove sei a fare il mutuo? A Piombino. Piombino. Vabbè. Mi dicevo, c'è la nave piena, ragazzi, è stivata. Quella dell'8 è sempre stivata. C'è gente che va al lavoro, te ti capita ogni tanto. Passiamo dalle 5 all'8, vedrai. Tanti 88 stamani. Bene. A Sol ci stiamo bene, furbo. Senti. Le notizie sono stamani, accendono le luci a Portofraio per Natale. È già illuminata a festa, sembra Las Vegas. Buono per Linda, poi una donnina 85 anni si è accappottata a San Giovanni. Ma a Ribarti. Con la carrozzella. E poi se c'è la trombosa acuta ti curano, se c'è la trombosa normale ti attacchi. Come? Se c'ha la trombosi acuta ti curano, se c'è la normale ti attacchi. Sì, no, infatti se la fanno di metà acuta, aspettano, ti dicono. È chiaro, mi sembra doveroso. È regolare, aspetti 5 minuti, 10 minuti, un'oretta, appena diventa acuta lo mettiamo. Senti, ma una curiosità, ma quanto eroghi stamattina? Non si può dire. No, fatti cazzi tuoi. Non ci dire i peccatori, solo l'importo. Fatti cazzi tuoi. Ah, perché? Medio è 120. Regini? Media taglia. Regini? Dica. Domani compriamo il panettone di Tommasino per la fondazione. Dai, Tommaso. È importante. No, domani Stefano lo compra e poi ce lo rivende a sovrapprezzo. Noi lo compriamo e muti e poi ridiamo la differenza. Dov'è alla fondazione? Alla Conad. Mi raccomando, da comprare tutti i panettoni per Tommasino. Solo a Portofraio? Okay. Non lo so. Va bene. Allora mi informo. Ragazzi, fate una buona giornata. Ok. Mi raccomando, eroga tutto quello che hai, Comunque la gente ti sta cercando, Sei richiesto. Non ci sono. Sei richiesto. Dalle autorità. E soprattutto. No, basta, abbiamo già dato. Va bene. Basta. Ieri sono stato contattato da una signora, Regini, una signora che mi ha detto vi denuncio perché avete fatto vedere la mia felpa di Topolino. Ah, fantastica. Fantastica. Anche Topolino si è offeso. Sì, si è detto basta. Toglietemi da qua sopra perché è un obbrobrio. Grande Vale. Va bene, noi accettiamo anche questa denuncia e va bene, dai. Okay. Regini, ti aspettiamo domani, viva la topa. Grazie, che bella delle docca. Ciao. La dupa. Ragazzi, è su questa. Non devi leggere Cancro. Devo leggere Annalisa, altrimenti oggi non mi fa mangiare il bimbo. E il bimbo mangia, perché c'ha due canacci e tuo figliolo come coppino. Annalisa. Per la nostra amica Annalisa. Detta Arcida. Allora, Cancro. Pare di aver intuito Cancro, perché c'era un casino di bambini. Piglia la mola! Com'era? Piglia la mola! Allora, Cancro. Vi siete imposti un comportamento e ora faticate a mantenerlo? Siete curiosi e al tempo stesso poco coerenti con le decisioni che avete preso? Seguite le vostre intuizioni e soprattutto pasta in bianco stamattina, bambini. La domanda invece che ci poniamo è: ma l'oroscopo al Tireno chi lo scrive secondo te? Ma è vero, ma è senza, cioè l'oroscopo già di suo per definizione è una cosa senza senso che deve accontentare tutti. Ma questo proprio questo proprio è
è imbarazzante, non dice nulla, la super cazzo, ma secondo me se le fanno li girano un po' così. Sì, ne prendo uno del 76. No, perché dice non può essere che ogni giorno legge quello, gemelli di ieri e cancro di oggi. No, sono sempre belli, mai nessuno ti dice oggi guarda di merda, non muore nessuno. E con questa immagine io sotto l'isola d'Elba. Diana, ce ne andiamo? Ma io non dico andiamocene, ma qui che ci facciamo? Perfetto, grazie. E sull'immagine di Piombino invasa dai rifiuti. Che schifo. Vergogna, non ce n'è. Vergogna. Ciao.